Antonio Padellaro, tu hai già detto che in sostanza che tipo di immagine restituiscono le immagini delle movide nelle varie città italiane e aggiunte a quelle immagini di ieri alla Camera con queste risse, questi assembramenti in un momento come questo naturalmente del tutto fuori luogo, che immagine ci restituiscono del nostro paese? Ma sai, io sono d'accordo con il professor Galli quando dice che sarà la storia a dire se la regione Lombardia, non la Lombardia come regione, ha operato bene o male, ma io aggiungerei sarà anche la magistratura, perché ci sono delle inchieste soprattutto su quello che è accaduto nelle residenze degli anziani e quindi bisogna aspettare che la magistratura operi e arrivi a delle conclusioni. Io noterei soltanto questo, che non mi sembra che ci siano altre regioni italiane dove la magistratura è intervenuta in forze per accertare dei eventuali reati. Quindi, quando alla Camera, per carità, l'intervento poteva essere anche più misurato, non discuto di questo, ma che non si possa neanche più parlare dei problemi che sono sorti in Regione Lombardia per effetto anche di una intensità del virus particolarmente feroce, che non se ne possa neanche parlare perché subito cominciano tutti a urlare, quelli della destra, orrore, orrore. Questo mi sembra inaccettabile. Poi si può giudicare l'intervento del rappresentante dei 5 Stelle come si vuole. Tra l'altro poi abbiamo letto che stava proprio per dare ragione invece alla gestione di un altro leghista che è Luca Zaia nel Veneto. Se lo avessero fatto finire di parlare, forse ecco, non avrebbe, non, questo, il suo intervento non avrebbe suscitato questo sdegno che, devo dire, sotto certi aspetti è incomprensibile.